Quando vidi la visitazione di Jacopo Pontormo nella chiesa di Carmignano, mi fece un effetto strano. Era un quadro coperto da un vetro verdastro ed aveva un tono bruno, come se ci avessero cosparso della vernice gialla sopra. Il restauro della Visitazione di Pontormo, tuttora conservato nella chiesa di San Michele Arcangelo a Carmignano, è stato intrapreso in occasione della mostra Rosso e Pontormo, le vie divergenti della maniera. È stato concepito come una revisione conservativa del supporto ligneo e della pellicola pittorica e ha dato risultati sorprendenti. In effetti, dopo che l'abbiamo ricoverato nel mio studio e dopo le indagini che abbiamo eseguito su quest'opera, ci siamo accorti che tutta la superficie era cosparsa da una sovrammissione di vernici giallastre che si erano accumulate e falsavano totalmente la lettura dell'opera. Basti pensare che solo nel Novecento, dal dopoguerra in poi, la tavola era stata sottoposta a ben 4 interventi conservativi con successive verniciature. Queste verniciature si erano nel tempo alterate, ingiallite e avevano finito in parte per ottundere questa vigorosissima e squillante gamma cromatica di Jacopo Carucci da Pontormo. Per non parlare del cielo e delle architetture che invece avevano subito un altro tipo di reintegrazione, erano state totalmente ridipinte da qualche restauratore, ma più che altro da qualche pittore che le aveva rese, come dire, più piacevoli per ovviare ai danni che c'erano sui bordi delle sbreccature dovute ai vari spostamenti di quest'opera. E dalla pulitura invece è riemerso un cielo azzurro, chiaro, solcato da delle lievi nubi, da dei lievi cirri bianchi. È stata inoltre recuperata proprio in tutta la sua forma l'architettura sullo sfondo della Santa Elisabetta, la cui terminazione era stata offuscata da una ridipintura, non ne consentiva più chiaramente la lettura. L'altra quinta architettonica della quale sono stati resi visibili con maggior vigore tanti dettagli architettonici è quella sulla sinistra, alle spalle dell'ancella vestita di rosa. È un'architettura tipicamente fiorentina, un palazzo fiorentino quattrocentesco del quale sono tornate visibili le cornici marcapiano, le finestre dall'incorniciatura in pietra serena, dove addirittura si affaccia una donna alla finestra che non si leggeva più, e anche sono tornati leggibili con maggior evidenza i due uomini alla tedesca, le due figure chiaramente ispirati a Dürer, dei due uomini seduti sulla panca immediatamente fuori il palazzo fiorentino. Un particolare curioso recuperato dal recente restauro è la testa di un asino, un asinello che appare proprio dietro l'angolo del palazzo, che le ridipinture non avevano più reso leggibile. E questi particolari così realistici contrastano con il tono di visione che ha il dipinto, che ha l'opera, in questo straordinario gruppo di queste misteriose, queste enigmatiche 4 donne, la Madonna, Santa Elisabetta e le due ancelle speculari che le accompagnano. Fra le molteplici indagini eseguite sulla tavola della Visitazione, la rifettografia infrarossa ci ha rivelato il disegno preparatorio a matita eseguito da Pontormo sull'opera. Nel disegno preparatorio presso il gabinetto delle stampe degli Uffizi troviamo dentro al quadretto, e poi viene riportato sulla tavola, il pollice della Santa Elisabetta alzato. Quindi la prima idea di Pontormo è quella di fare la mano col pollice alzato. Nella rifettografia infrarossa, lo vedete benissimo, sotto al colore c'è ancora il pollice alzato, quindi l'idea era questa, di farlo alzato dal disegno già nel quadro. Però nella realtà il pollice che resta sotto al blu del manto è coperto e l'altro pollice, che si vede un po' in scorcio,
viene dipinto, quindi si pente, come si suol dire, nella prima idea, copre il pollice alzato col blu e ridipinge col rosa sopra il blu. La forza cromatica dei panneggi, l'incredibile rosa, il verde acceso della Santa Elisabetta, colori irreali, quasi pop diremmo oggi, danno questo tono così visionario alla composizione delle quattro donne, insieme con questi panneggi così ampi, così avviluppati, panneggi che certamente nel caso della Madonna e di Santa Elisabetta dovevano alludere alla maternità, ma nello stesso tempo sono gonfiati all'inverosimile, rendendo queste figure quasi delle figure aeree. E questo tono di visione però si accompagna sempre ad una resa realistica. Basti notare il volto di Santa Elisabetta, definito con una vividezza quasi spietata nel delineare quelli che sono i segni di una vecchiaia che avanza, il mento allentato, le rughe della fronte, la palpebra cadente. Chi si aspetterà di trovare Pontormo come l'aveva dipinto lui, forse rimarrà un po' deluso, perché in effetti i colori che abbiamo ritrovato sotto alla vernice gialla non sono i veri e propri colori di Jacopo. Però, diciamo, rispetto a come quest'opera si presentava e come la vidi io per la prima volta nella chiesa, sono notevolmente cambiati. Cambiati grazie al restauro che abbiamo eseguito e soprattutto alle indagini che abbiamo fatto, che ci hanno permesso di capire la vera tavolozza di Jacopo, molto simile a quella che usava quando si chiuse con bronzino per proteggersi dalla peste dentro la cappella Capponi nella chiesa di Santa Felicita. E così abbiamo ritrovato la biacca che viene mescolata con la lacca di robbia per fare il velo e gli incarnati, il blu a base di azzurro con l'azzurrite sempre nella biacca stessa che rendeva il manto della Vergine azzurro e che purtroppo, come dicevo prima, oggi non lo vedrete più azzurro, ma lo vedrete leggermente virato, con un tono verdastro, non perché sia cambiato volutamente, ma per via delle vernici che sopra si sono sovrammesse ai molteplici restauri che quest'opera ha subito.